All'incontro sulla dieta digitale dei ragazzi organizzato dal Corecom Piemonte si è parlato di vantaggi e insidie della rete. In particolare sono stati affrontati i temi del cyberbullismo e del cybercrime. Internet e cellulari rischiano infatti di produrre una vera e propria dipendenza. Capirne l'utilizzo significa guidare le nuove generazioni verso un uso consapevole dei prodotti che il mondo multimediale mette a disposizione. All'evento hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio regionale, Bruno Geraci, presidente del Corecom Piemonte, Biagio Fabrizio Carillo, delegato dell'Autorità dei Carabinieri per il gruppo operativo sul bullismo, e Paola Capozzi, dirigente della Polizia Postale di Piemonte e Valle d'Aosta. Siamo partiti dalla dieta digitale dei nostri ragazzi. Far capire ai nostri ragazzi che c'è un cibo che si mangia a tavola e c'è un cibo che purtroppo si mangia soltanto via internet e via social network, dove ci sono mille opportunità, mille possibilità, ma ci sono altrettanti pericoli e veramente molta attenzione. Ecco perché noi suggeriamo che insieme ad un buon cibo ci si avvicini con grande attenzione al grande mondo della rete, dove quasi sempre i nostri dati vengono utilizzati in maniera sbagliata. Il problema della delittuosità in rete parte dalla consapevolezza che oggi tutto quello che noi postiamo, mettiamo è indelebile. C'è sicuramente da fare un salto culturale, c'è da evitare l'isolamento di questi giovani, soprattutto far capire a loro che è molto insidioso anche questa forma di comunicazione, che ha poco a che fare con la cultura e molto col nezionismo. È importante comprendere che attraverso la rete si possono commettere anche dei delitti, quindi non si può addurre come giustificazione il fatto di non essere a conoscenza di questi comportamenti, ma c'è sempre, diciamo, una intenzionalità. Quindi non è tanto il tema di usare internet o il web o la rete, quindi non è tanto l'utilizzo della rete, ma è vivere. E vivere sulla rete, che è un tema completamente diverso e spesso insidioso. La rete ci porta a essere più veloci possibili, ma il miglior modo per prevenire le numerose insidie è quello di aspettare, di rallentare e di pensare prima di cliccare su qualunque link. Il link è la porta di accesso alla maggior parte dei problemi di chiunque ci vuole spiare o di chi ci vuole portare via qualcosa. I problemi si possono avere perché qualcuno ci vuole togliere qualcosa o semplicemente perché noi lasciamo troppe tracce come Pollicino, lasciando le nostre informazioni di cui altri possono usarne malamente.